Bentornati ragazzi, sono Gio Vispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Paloschi IF. Prima di iniziare, come sempre, passate dalla nostra pagina Facebook, link in descrizione per rimanere sintonizzati sulle notizie di Foot e tanto altro ancora. Alberto Paloschi, attaccante italiano del Chievo, in questa versione in form. È una carta particolare, perché è un 78 di rating ed ha delle statistiche nella media, almeno sulla carta, ma in game è tutt'altra cosa. Non dico che sia l'attaccante italiano più forte in circolazione, ma voglio dire che è una carta interessante e da provare, visto che costa pochissimo. Perché, vi chiederete? Ve lo spiego in parole semplici. Alcuni valori scritti in game sono diversi, come ad esempio il tiro e il fisico. Partiamo dal tiro. Sulla carta ha un 81 di tiro con 90 piazzamento, 89 finalizzazione, 79 potenza tiro, 57 long shot, 82 tiri al volo e 85 di rigori. In game finalizzazione e piazzamento, scusate, si rispecchiano a pieno perché sotto porta sbaglia poco ed anche dalla distanza, ma non troppo lontano, attenzione. Il piazzamento è aiutato dal work rate medio-basso che ho inserito tra i pro perché lo trovavo molto spesso in posizione. Per me è falso quel valore in long shot, perché è almeno un 70 a parer mio, ma diciamo che non è proprio un tiratore dalla distanza, se la cavicchia. Non ha proprio un tiro potente, ma è alquanto preciso, quindi un valore compensa l'altro. Ha una grande forza fisica in game, sempre in game, perché quando controllavo Alberto sapevo che riusciva a tenere testa ai difensori in maniera ottima, e così è stato. Però peccato per il suo equilibrio, 76 sulla carta, che in game è giusto perché a volte cade. Comunque ha un 80 di fisico con 78 di resistenza, 78 forza e 83 aggressività. In game per me invece dimostra almeno un 88 di forza, per il motivo che ho poc'anzi citato. Per me la sua forza fisica è davvero ottima. Purtroppo questa carta risulta essere un po' macchinosa, per via del suo dribbling e della sua poca agilità, probabilmente dovuto anche alla sua stazza, perché lo noterete che non è di certo magrolino. Comunque abbiamo 72 di dribbling in generale con 80 di agilità, 78 riflessi, 78 controllo palla e 65 di dribbling. Io non ho considerato come contro il suo dribbling, perché tutto sommato qualche giocata la riesce a fare. Purtroppo quello che non sa fare è liberarsi degli avversari semplicemente utilizzando l'agilità, e con 3 stelle skill la sua macchinosità è ancora più accentuata. 3 stelle skill che non ho inserito comunque tra i contro, perché non sono proprio malissimo, ma neanche il top. Ha una buona velocità, di sicuro non è Usain Bolt, ma nemmeno una lumaca. Non fa della velocità il suo punto forte, ma se la cava. Sulla carta abbiamo 78 di velocità con 79 accelerazione e 76 velocità scatto. I suoi passaggi sono alquanto discutibili. Non ve lo consiglio come COC e nemmeno come AT, ma semplicemente attaccante, per via, per l'appunto, della sua scarsa capacità nel passare la palla. Non l'ho considerato come un contro perché comunque è un attaccante e non un trequartista. Comunque sulla carta abbiamo 57 di passaggio con 57 di visione, 52 cross, 67 passaggi corti, 35 passaggi lunghi e 68 di effetto. Non è proprio il massimo nei passaggi, però qualche assist ogni tanto lo fa. Poi con le 4 stelle e piede debole tira e passa sia di destro che di sinistro in maniera ottima. Ha anche un buon colpo di testa, perché ho notato che ha una buona elevazione, stacca bene di testa, 89 sulla carta, che in game viene rispecchiata, ma personalmente di testa con lui non ho mai segnato. Ma quando bisogna prenderla per l'appunto di testa, luce. Io l'ho usato con lo stile intesa base perché l'ho comprato così, ma vi consiglio uno stile che aumenti la velocità è il dribbling, oppure in alternativa anche qualcosa che aumenti velocità e tiro per avere un tiratore ancora più preciso. Riassumendo, pro forza fisica, 4 stelle piede debole, finalizzazione, work rate e piazzamento. Contro un po' macchinoso e lentino. Come voto gli ho dato un 8. In conclusione è un giocatore diverso dal solito Ibarbo e Doumbia che potete trovare tranquillamente in una Serie A, però
Se avete 20k o anche di meno, vi consiglio di provarlo, possibilmente affiancato per l'appunto a un Ibarbo o un Doumbia, per dare un po' di equilibrio all'attacco. Dunque ragazzi, la player review termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate il pollice in su, il mi piace a questo video, mettete mi piace anche alla pagina Facebook qui in descrizione. Dunque ragazzi, qui Geo Esport vi invita a passare dalle nostre altre player review, troverete le annotazioni proprio su questo video. Qui Geo Esport vi saluta e vi ringrazio.